La tavola era in origine lo scomparto centrale di un altarolo, destinato ad una cappella o a un oratorio. La Madonna col bambino in trono è accompagnata da quattro santi, tutti legati al culto popolare. A sinistra vi sono Antonio Abate e Barbara, a destra Margherita e Giuliano. Margherita e Barbara erano rispettivamente la patrona delle donne incinte e la santa invocata contro gli incendi delle abitazioni. Antonio e Giuliano erano invece i patroni dell'assistenza ospitaliera. La compresenza di queste quattro figure permette di presupporre la commissione da parte di una confraternita, ovvero di una di quelle istituzioni che provvedevano alla carità nei contesti cittadini. L'autore dell'opera è stato individuato nel pittore Lippo di Andrea, attivo a Firenze dall'ultimo decennio del Trecento fino alla metà del secolo successivo.